L'identità della nostra città è tutta qui, nel Corpus Domini e nelle sue ingegnose meraviglie forgiate quasi 300 anni fa dal Di Zinno. Ringrazio l'Associazione Misteri e Tradizioni per la consueta preziosa collaborazione. Ma non ci sono misteri senza le urla, il sudore e la fatica di chi li porta a sfilare per le nostre strade. E non ci sono senza coloro che li animano, tra sorrisi, versi e qualche pianto di fatica dei nostri bambini. A tutti voi, anima e cuore della nostra storia, dico grazie per questi anni intensi ma bellissimi. Viva i misteri, viva Campobasso! A te. Grazie. Grazie di vero cuore alle parole del signor Sindaco, ma soprattutto io voglio dire grazie al Signore, ringraziamolo che non ha piovuto, grazie. È stata una vera meraviglia, una grazia infinita. Vogliamo benedire il Signore poi per la storia, per questa identità. Questi misteri sono veramente l'identità di una città, ma soprattutto grazie per l'arte, il messaggio spirituale e teologico che contengono. Grazie allora a tutti i misteri, veramente grazie. Come amo dire, come più volte ho scritto, i misteri contengono il mistero. Poiché l'Eucarestia, che è il centro del Corpus Domini, non si può toccare, la storia, la tradizione ci ha regalato i misteri, cioè le cose che si possono dire e toccare su questo mistero. Ma il mistero è soprattutto una parola. Eucaristia vuol dire rendimento di grazie. Ecco perché la parola più bella che possiamo dire è la parola grazie. Diciamolo tutti insieme. Grazie. Più forte ancora. Grazie, grazie veramente. Aggiungo alle parole del sindaco il grazie a coloro che hanno portato i prodotti per le bancarelle sfidando il tempo come ieri sera. Un grazie ai commercianti, un grazie veramente che ci hanno aiutato a rendere popolare questa festa. E un grazie vivissimo, io le voglio dire, a coloro che nella associazione tengono viva. Grazie veramente all'associazione per tutto quello che ha fatto anche stamattina e durante la processione. Grazie. Aggiungo una parola bellissima. La parola grazie diventa benedizione. E benedizione vuol dire bene, ed è un invito nella nostra vita ad essere capaci di ringraziarci uno con l'altro, di parlare bene uno dell'altro, di essere capaci anche con le realtà più diverse e più complicate a ringraziarli, a benedirli. E un grazie veramente, allora io la dico a tutta la popolazione di Campobasso, grazie a tutti voi, a tutta la città. Ma vada un pensiero di preghiera e di intercessione perché finisca la guerra, no alla guerra, no alla guerra, diciamolo chiaramente, da questo luogo, da questa esperienza, sì invece la parola centrale per l'Eucaristia, che è la parola alleanza a livello sociale, politico, amministrativo,
nelle realtà quotidiane, non le avversità, non le guerre, ma le alleanze, la stima reciproca. Paolo aggiunge: gareggiate nello stimarvi a vicenda, ve lo ripeto, gareggiate nello stimarvi a vicenda, portate l'un l'altro il sorriso, la speranza e la cura, ed è il dono più grande che noi possiamo fare alla nostra città. Con il segno più grande che è il pane spezzato per noi che il Signore ci regala. Aggiungo un grazie come vescovo a chi questo pane consacrato ce lo regala, un grazie ai nostri sacerdoti, in particolare ai più giovani. Sabato prossimo ordineremo un prete giovanissimo di questa città. Facciamo un applauso ai nostri sacerdoti. Si chiama Gregory ed è Gregory di questa città, Gregory Pavone. È bello nominarlo qui a nome di tutti i preti che ci consacrano il pane, è un pane eucaristico che diventa pane di vita, perché la festa dell'Eucaristia è la festa del pane di vita. Concludo con una frase meravigliosa: il pane viene dalla terra, come dice il nostro offertorio, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Che bella questa frase, frutto della terra. Ho già citato una frase questa mattina bellissima, in una scuola di un paese ho preso questa frase bellissima dal loro giornalino: coltiva il cuore, coltiva il tuo giardino e il tuo giardino coltiverà te. Che bello, io coltivo la terra, il giardino, e il giardino coltiva il cuore nostro. Questo è il senso profondo, coltivare un con l'altro i cuori, perché il nostro cuore sia un giardino. Grazie, viva i misteri e viva Campobasso! E ora vogliamo raccoglierci un attimo in preghiera, proprio perché questo giardino fiorisca in maniera stupenda. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi accompagni, vi dia pace. Dia pace al mondo intero, faccia crescere il Molise, renda bella, sempre più bella come il giardino, la nostra città, e ci dia pace. Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E viva la città, e viva i misteri, e viva la festa. Grazie. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, i secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, secoli dei secoli. Amen.
Preghiamo. Guarda, o Padre, al tuo popolo, al popolo di Campobasso che in questi giorni di festa del Corpus Domini ha professato la sua fede in Cristo Gesù, quel Gesù nato da Maria Vergine, crocifisso e risorto, che è presente in questo santo sacramento, e fa che attingiamo da questa sorgente di grazia frutti di salvezza eterna, e ti chiediamo di benedire la nostra città, le nostre case, le nostre campagne, i nostri abitanti, di ricordarti in particolare dei poveri, dei carcerati, delle persone in difficoltà, delle scuole, dell'amministrazione, dei luoghi di vita e dei luoghi di speranza e dei luoghi di dolore come gli ospedali. Benedici, o Signore, l'opera delle nostre mani. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Tantum ergo sacramento, veneremur cernui, et tanticum documentu novo cedaritui, preste fide supplementu sensum defectu. Genitori, genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedicio, procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Fiduciosi nella parola di Cristo, guardare avanti, prendere il largo, in un dinamismo nuovo, verso iniziative concrete, in un tempo in continuo movimento, la voce da ascoltare, io sono con voi, e la preghiera che ci fa vivere in questa verità. Oh,